comunque non capivo questo, cos'era stato questo attacco alla mia persona. No, perché praticamente mi dice che il presidente si stava adirando nei miei confronti. Pensavo, sinceramente, per quello che ho avuto la fortuna di vivere qua e per quello che personalmente ho dato a questa società, di essere considerato un punto di riferimento, qualcuno da mettere lì, non che gli viene detto sui giornali che deve essere pronto a fare la riserva. Cioè, Eugenio c'è, è qua, gioca 40 partite o una, lo dirà il campo, e non si può ogni partita è come sta qua e dice vado a casa domani, va bene cazzo, può succedere, scusate la parola. Io spero e farò di tutto per che questa squadra faccia risultato, perché lo meritano i ragazzi, lo merita la gente che è venuta allo stadio quando venivamo da 7 sconfitte consecutive, quando dopo la vittoria di Genova sembrava che avessimo vinto quasi un campionato per la passione che ha alimentato in 2 giorni e sono venuti in altri 20.000 a seguire la squadra. Se questo non è apprezzabile, cos'è che ti porta a fare questo mestiere? Colini è sicuramente uno dei nomi possibili, ma non il solo. Possiamo guardare sicuramente al passato recente del Palermo, ma bisogna guardare soprattutto avanti al futuro, a un mondo molto molto più grande.